Amici telespettatori, un'esperienza emozionante qui proprio nel Romeo Menti che vivrà le gesta della Juve Stabia in questa esperienza inedita, impegnativa, straordinaria nella Serie B. Ed io voglio presentarvi una delle star TV che sarà con me nella diretta televisiva che, vi ricordo, partirà il 26 agosto sul canale 186 del digitale terrestre di Antenna 3. Eccola, lei è Anna, starà alla postazione Internet. Sarà un'emozione, non vedo affascinante. Amici telespettatori, vi aspetto con noi tutti insieme su Antenna 3 il 26 agosto. Beside the show, perché sarà un connubio di sport, spettacolo, cultura, avremo in studio l'opinionista Lello Ametrano, che è stata una bandiera della nostra Juve Stabia, e appuntamento allora in diretta. Telespettatori, con un volo pindarico ci trasferiamo dal verde del manto erboso del Romeo Menti all'azzurro del mare di questo splendido Golfo di Napoli per presentarvi la seconda star TV. La prima, ricorderete, si chiama Anna, ed ecco lei, Adele, per questa esperienza che parte, Adele, quando? Dal 26 agosto, tutti i venerdì, in diretta su Antenna 3 alle ore 21, Visai Show. Amici della Star TV, benvenuti. Siamo a Pompei, nella pasticceria gelateria De Vivo, che ospita questo momento importante di presentazione di un format televisivo inedito, nuovo, che sta per cominciare la sua avventura divulgativa, Beside Show, il teletalk del calcio campano che vedrà l'avvio il 26 agosto sul canale 186 del digitale terrestre. In questo racconto, per voi amici telespettatori, mi accompagnano alla mia destra la finalista di Miss Bella d'Italia, Adele San Martino, benvenuta, ed un volto noto a voi amici del calcio, Raffaele Ametrano, che è stata una grande bandiera del calcio nazionale ed ha indossato la maglia gialloblu della Juve Stabia. Allora, partiamo subito da questa finalista di questo format dedicato al beauty, Miss Bella d'Italia. Adele, tu sarai alla finale di questo concorso dall'8 all'11 settembre ad Ascoli Piceno, dove sicuramente vorrai conquistare anche l'accesso per il tour Bellezze a bordo sulla MSC Splendida dal 3 al 10 ottobre sul Mar Mediterraneo. Il tuo incontro con la Star TV. È stato un incontro, diciamo, molto emozionante, spero di continuare ad andare avanti in questa esperienza. Adele San Martino sarà con noi nella trasmissione in diretta televisiva, sarà alla postazione Internet per dialogare con voi, amici telespettatori, che ci porrete tante domande su questo campionato così interessante della serie cadetta. Invece, alla mia sinistra, come vi dicevo, diamo il benvenuto a Raffaele Ametrano. E in questo racconto, in flashback nostalgico, ricordiamo i tuoi esordi che sono stati significativi. Sì, prima di tutto buonasera, in bocca al lupo per il programma. Poi, per quanto mi riguarda, gli esordi partono un po' da lontano perché ho iniziato a giocare da professionista nel 92 a Ischia e quindi poi da lì è iniziata tutta un po' la mia carriera. Una carriera che ha avuto una tappa importante quando ha incrociato lo stile Juventus. È stato un momento qualificante per la tua carriera?
Vabbè, sì, perché comunque in quel momento arrivare alla Juve era tra virgolette per pochi, pure perché era la squadra più forte del mondo, e quindi essere stato acquistato da quella società per me è stato un motivo di grossa soddisfazione. E poi cosa prova uno stabiese puro sangue ad indossare la casacca gialloblè? È stata anche quella una parentesi importantissima emotivamente per te? Certo, poi dopo aver fatto un giro d'Italia, perché ho giocato in tante squadre, ecco, il mio obiettivo era di chiudere la carriera a Castellammare. Sono stati 2 anni fatti di alti e bassi, perché il primo anno purtroppo siamo retrocessi, ma il secondo anno abbiamo fatto uno splendido campionato, e quindi da lì poi, vincendo il campionato, ho deciso di smettere. Tu hai raggiunto un feeling particolare con i tifosi, che ti riconoscevano quelle capacità di capitano coraggioso. Tu lì nel reparto difensivo cercavi di impostare tutte le strategie. Vabbè, sì, sono state un po' le mie caratteristiche di tutta la mia carriera. Poi all'inizio sono partito un po' più avanti, facevo l'esterno, poi negli ultimi anni sono arretrato in difesa e ho cercato di dare comunque una mano alla squadra, un po' di esperienza e tutto quello che comunque la strada che ho fatto mi aveva insegnato. Un sogno che si avvera, amici telespettatori, la Juve Stabia in Serie B, nella cadetteria. C'è stata una campagna acquisti importante. Ecco, una tua opinione sulla strategia di mercato gialloblè. Ma penso che stanno operando benissimo sul mercato, pure perché hanno riconfermato in blocco un po' tutta la squadra dell'anno scorso, che vincendo il campionato vuol dire che ha dei valori. In più stanno acquistando dei giocatori importanti, vedi Daniele Vicius è stato mio compagno di squadra ad Avellino, quindi un attaccante importante che sicuramente farà bene a Castellammare e con i suoi gol sicuramente raggiungeranno la salvezza. Senti Raffaele, però mi devi dire la verità adesso, c'è un pizzico di rimpianto, perché tu hai terminato proprio prima, appena prima, di questo grande ingresso in questo sogno. Sì, vabbè, comunque è vero, tutti un po' mi dicono potevi fare un altro anno così, però dire questo magari non va bene per chi l'ha conquistata sul campo, perché i giocatori hanno fatto veramente benissimo, perché non è facile vincere un campionato di Serie C, poi a Castellammare era da 60 anni che non vincevano questo campionato, quindi io ho fatto il mio percorso e l'ho chiuso vincendo magari il campionato quello meno importante, no? Però per me è andata bene così, poi da tifoso comunque l'ho vinto pure io, quindi. Senti, per questo... A proposito di tifoso, un tuo augurio ai tifosi gialloblè, che in tanti andranno a visitare questi templi del calcio italiano, il Torino, tante squadre blasonate. Ma sicuramente, se pensano che 2 anni fa magari venivano a Noicattero in trasferta, tutto il rispetto per il Noicattero, e quest'anno andranno a Marassi, andranno all'Olimpico a Torino, quindi il consiglio che gli do è di vivere questa esperienza con gioia e entusiasmo. Ci saranno momenti difficili, e quindi di stare sempre vicino alla squadra. Invece questa avventura nuova che ti attende, noi ti avremo ospite in diretta nelle nostre trasmissioni, in veste di opinionista, perché tu adesso, dobbiamo dire ai nostri telespettatori, incarni un ruolo diverso, che è quello di tecnico. A Coverciano ti sei diplomato, ti stai incamminando su questa nuova avventura. Ecco, cosa pensi di questo tuo nuovo ruolo, quello di allenatore e anche quello di opinionista televisivo? No, ma fare l'opinionista, cioè, mi diverte così per dare un giudizio, ma in modo spassionato, ma non è il mio campo assolutamente. Spero al più presto di poter iniziare la nuova attività, potendo trasferire la mia esperienza magari a una squadra, quindi spero al più presto di trovare un qualcosa che mi soddisfi. Ed allora le ultime parole le dobbiamo rivolgere intanto ai nostri tifosi, poi ai nuovi atleti gialloblè, ai quali adesso giungono gli auguri di Raffaele Ametrano, il capitano coraggioso. Più che gli auguri, faccio un grosso in bocca al lupo per la stagione. Sarà una stagione difficile, importante, però sapranno cosa fare, quindi un semplice in bocca al lupo. Un grazie a Raffaele Ametrano, e chiudiamo in bellezza con Adele San Martino, per ricordare ai nostri amici telespettatori l'appuntamento di Ascoli dall'8 all'11 settembre. Sarà una grande vetrina dedicata al beauty, alla musica e allo spettacolo. Sì, speriamo che questa esperienza, diciamo, vada avanti e che si porti a termine nei migliori dei modi.
Ed allora, amici telespettatori, con Adele San Martino, che sarà la conduttrice del nostro format televisivo in diretta su Antenna 3, Beside Show, e con Raffaele Ametrano, che è stato qui con noi, ha raccontato le sue gesta calcistiche ed ha fatto gli auguri alla Juve Stabia. Nello De Martino vi saluta da Pompei, dalla pasticceria e gelateria De Vivo, e appuntamento al 26 agosto in diretta sul canale 186 del digitale terrestre Antenna 3 con la Star TV. Arrivederci. Amici della Star TV, eccoci in versione marina con la finalista di Miss Bella d'Italia, Adele San Martino, che sarà anche il volto televisivo della Star TV per la programmazione prossima della nostra emittente Antenna 3. Allora, Adele, diamo l'appuntamento ai nostri telespettatori degli impegni tuoi legati al beauty. Ricordiamo ai nostri telespettatori che dall'8 all'11 settembre saremo ad Ascoli Piceno per la finale nazionale della Bella d'Italia. E poi, amici telespettatori, ci auguriamo di vedere proprio lei, Adele San Martino, fra le 20 bellezze prescelte per il tour itinerante sul Mar Mediterraneo, bellezze a bordo sulla MSC Splendida con le telecamere di Star TV. Buona visione! Amici della Star TV, una location splendida, Porto Davide, qui a Castellammare di Stabia, alle spalle le bellezze del Vesuvio, il mare azzurro e il Golfo di Napoli, per Miss e Mister Bella d'Italia. Proprio da qui ci sarà un momento importante, un casting preselettivo verso le finali nazionali di Ascoli dall'8 all'11 settembre, e poi ricordate, c'è bellezze a bordo sulla MSC splendida con le 20 Miss più belle e i 20 Mister più affascinanti. Allora diamo l'appuntamento con la nostra Anna, che il volto Star TV, a voi amici telespettatori, per questo appuntamento dedicato al beauty. Vi aspettiamo giovedì 31 agosto per l'ultimo casting qui sul Porto Davide alle ore 17. So beautiful, beautiful. Waistline makes my soul just salute. I'm a brute, high from your high heel game.